ne abbiamo visti per 20 anni ininterrottamente, per fermarci soltanto alla cosiddetta Seconda Repubblica, e per 20 anni milioni di persone hanno fatto finta di non vederli e si sono abituati all'idea che non esistevano, o meglio li hanno considerati dei momentanei, provvisori errori commessi dal centro-sinistra per inesperienza, per ingenuità, in perfetta buona fede e soprattutto per l'ultima volta. Non succederà mai più, ridateci fiducia, non succederà mai più. Abbiamo peccato, ma adesso abbiamo capito la lezione. Eravamo giovani, eravamo inesperti, adesso vedrete che non ci ricaschiamo. E questa pia illusione che ha affratellato milioni di italiani ancora dura, tant'è che oggi circola un'altra leggenda, una di quelle leggende metropolitane che si alimentano anche sulla rete, secondo me ancora più incredibile di quella sugli alligatori nascosti nelle fogne di Roma, ancora più incredibile di quella sulle scie chimiche che la CIA ci manda per contaminarci, ancora più incredibile di quelle sul fatto che il signoraggio bancario sarebbe all'origine unica praticamente del nostro debito pubblico. La leggenda metropolitana più incredibile è proprio questa, che il giorno dopo le elezioni bastava un ok di Beppe Grillo e si sarebbe fatto il governo del cambiamento fra il Partito Democratico, SEL di Vendola e il Movimento 5 Stelle per mettere definitivamente fuori gioco Berlusconi, con il brindisi finale di Napolitano. Ecco, questa è una leggenda metropolitana che purtroppo sta prendendo piede anche grazie alla cialtroneria del comportamento che hanno avuto i 5 Stelle durante le consultazioni. Perché? Perché sono riusciti nell'incredibile impresa di non andare a vedere il bluff di chi stava proponendo una cosa che mai e poi mai sarebbe potuta nascere, ma hanno invece accreditato questa leggenda assumendosi alla fine la responsabilità di un governissimo che era deciso esattamente fin dalla prima sera dopo le elezioni che nessuno ha vinto e che tutti hanno perso, tranne loro. Per capire che l'inciuccio non è un inciuccio, ma è un accordo ferreo tra il centrodestra e il centrosinistra, o meglio, fra i ceti dirigenti del centrodestra e del centrosinistra e coloro che stanno dietro con i loro soldi, con il loro potere, non sempre occulto, molto spesso palese, bisogna vedere di ripercorrere la storia di questi 20 anni. Io l'altra sera, nella penultima, mi pare, puntata di Servizio Pubblico, c'era Veltroni che presentava il suo libro. I libri di Veltroni si presentano in fretta perché sono poche decine di pagine scritte in braille, in corpo 18, in corpo 20, come i libri dei bambini da colorare, no? E il libro riguarda naturalmente tutto quello che si sarebbe potuto fare in questi 20 anni e che lui naturalmente ci racconta adesso che non conta più una mazza, mentre per 20 anni ha contato molto e tutte le cose che si sarebbero potute fare non gli sono venute in mente in quel momento, gli sono venute in mente adesso che non le può più fare. È venuto da noi a presentare questo libro in una puntata dedicata alla trattativa fra lo Stato e la mafia, che lui ha scoperto recentemente, è una vocazione molto adulta Veltroni, e quindi improvvisamente ha scoperto la mafia, ha scoperto che pare che ci siano addirittura stati dei rapporti con lo Stato, e lo racconta così con questa con questo stupore anche negli occhi, fanciullesco, no? Ricorda quei bambini che dopo tanti anni vengono portati finalmente al mare, no? E quando vedono il mare, o come i bambini africani che vedono per la prima volta la neve, no? Hanno quelle espressioni stupefatte, no?
Veltroni ha la stessa espressione stupefatta quando parla di trattativa fra lo Stato e la mafia. Ebbene, dopo averci raccontato che lui di recente appunto ha saputo che forse c'è stata una trattativa e che bisogna andare a fondo, si sarebbe dovuto andare a fondo a pensarci anche in questi 20 anni, visto che è avvenuta esattamente 20 anni fa, anzi 21, alla fine Giulia Innocenzi gli ha domandato dell'ineleggibilità di Berlusconi e gli ha detto: beh, vi siete messi in un bel guaio, perché se voterete per Berlusconi ineleggibile, ipotetica del terzo tipo, farete cadere il governo e al contempo ammetterete di avere sbagliato per 20 anni. Se invece voterete per Berlusconi eleggibile, salverete il governo ma perderete ulteriori voti, oltre ai tanti che avete già perso in tutti questi anni. E quindi cosa ne pensa? E lui ha risposto: io sono convinto che Berlusconi vada sconfitto nelle urne. E lui è un esperto, infatti non l'ha mai sconfitto nelle urne. L'unico che ha sconfitto Berlusconi nelle urne è Prodi, infatti è l'unico che hanno fatto fuori 2 volte da premier e 1 volta da possibile presidente della Repubblica, proprio perché stonava uno che vince le elezioni in mezzo a gente che le ha sempre perse tutte, no? E quindi ha detto: io sono per sconfiggerlo nelle urne Berlusconi, e non con questi mezzucci dell'ineleggibilità eccetera, eccetera, anche perché ha detto 20 anni di anti-berlusconismo del centro-sinistra hanno rafforzato, hanno nutrito Berlusconi. Io gli ho detto: ma quando mai il centro-sinistra è stato anti-berlusconiano? E lui, sempre con quello stupore fanciullesco che gli si dipinge negli occhi, è lo stesso stupore che aveva Calderoli o Gasparri quando divennero ministri, no? Quell'occhio pallato che rimane poi fisso come quello delle galline, ha detto: beh, questi 20 anni sono... Gli ho detto: citami una legge di Berlusconi che voi gli avete cancellato o un atto ostile che in 20 anni voi avete fatto contro di lui. Lui ci ha pensato un attimo, ha detto: la grande manifestazione della CGIL di Cofferati sull'articolo 18 che ha fatto cadere il primo governo Berlusconi nel 94. A quel punto io ho fatto l'espressione fanciullesca del bambino che ha visto per la prima volta il mare, e gli ho detto: ma nel 94 il governo Berlusconi è caduto perché Bossi gli ha tolto la fiducia in dissenso sulla riforma delle pensioni, ce lo ricordiamo tutti, tranne te, pure l'unico presente nello studio che stava in Parlamento già nel 94, già anche nell'84, forse anche nel 74, era lui. E lui ha detto: perché tu non c'eri alla grande manifestazione della CGIL contro l'articolo 18, dici così, potevi venire e così te lo ricorderesti. Io gli ho detto: ma a parte che io faccio il giornalista e non partecipo alle manifestazioni di partito, però ti faccio notare che io nel 94 non ero presente alla manifestazione della CGIL sull'articolo 18 insieme al centro-sinistra, perché la manifestazione contro l'articolo 18 nel 94 non è mai esistita, non si è mai tenuta. Si è tenuta nel 2002 durante il secondo governo Berlusconi, che era lì dal 2001 e ha proseguito serenamente la legislatura fino al termine. È l'unico governo che è arrivato alla fine della legislatura. Voi non avete mai fatto cadere nessun governo Berlusconi. Il primo governo Berlusconi l'ha fatto cadere Bossi, il secondo non l'ha fatto cadere nessuno, il terzo l'ha fatto cadere Fini. Voi non c'entrate con le cadute dei governi Berlusconi, anzi, fosse dipeso da voi sarebbe durato 5 anni anche il primo e sarebbe durato 5 anni anche il terzo. A quel punto lui insisteva, chiamava a testimone Santoro. Già il fatto che citasse una manifestazione fatta da altri, cioè dalla CGIL, non ricordandosene nessuna fatta dal suo partito, era indicativa, ma in più ne ricordava una fatta da altri che non è mai esistita. Nel 94 il governo Berlusconi cade per mano di Bossi. Berlusconi sostiene che è caduto per mano della Procura di Milano, che gli mandò l'invito a comparire mentre stava presidendo un vertice a Napoli, ma che fosse caduto per una grande manifestazione della CGIL sull'articolo 18 non lo ha mai sostenuto nessuno, fino a quando è arrivato Veltroni a servizio pubblico. Questo ve la dice lunga sul fatto che loro per 20 anni non hanno mai fatto un solo atto ostile contro Berlusconi. Allora, a questo punto, non per seminare pessimismo, come diceva Paolo Nori, ma per cercare finalmente di capire la politica italiana
e possibilmente evitare di farsi prendere per il culo da gente che da 20 anni ci prende regolarmente, quotidianamente per il culo, è il caso di capire che cos'è questa roba che chiamiamo inciucio, da che cosa dipende o da che cosa potrebbe dipendere, secondo me, naturalmente, che un po' l'ho studiato insieme a Peter Gomez, a Gianni Barbacetto, ci ho dedicato anche qualche libro per capire che cosa potrebbe succedere domani e soprattutto per capire che cosa possiamo fare noi per evitare che questo eterno inciucio, chiamiamolo così anche se improprio, si perpetui nei prossimi anni. L'inciucio intanto non è una questione di comunanza di idee, perché di idee nella politica italiana se ne vedono poche da parecchio tempo. È una questione di affari, di soldi, di mafie e di ricatti. Gerardo Colombo nel 1997, all'epoca di un altro inciucio, la bicamerale di D'Alema, diede un'intervista a Peppe D'Avanzo, che all'epoca scriveva sul Corriere della Sera, e disse: Mani pulite, l'inchiesta sullo scandalo di Tangentopoli, sta finendo nel peggiore dei modi, perché con le leggi che hanno fatto per mandare in vacca i processi, un sacco di gente la farà franca perché hanno accorciato la prescrizione, perché hanno complicato le regole dei processi allungandone i tempi o perché hanno cancellato dei reati. Ma soprattutto finirà malissimo, perché quel sistema di corruzione che regnava nella Prima Repubblica trasversalmente, epicentro Milano, irradiazione in tutta Italia, dove rubavano tutti, non perché tutti i politici singolarmente rubassero, ma perché tutti i partiti incassavano soldi di tangenti, avendo ciascuno l'addetto alle tangenti, quel sistema lì è emerso soltanto per quanto riguarda la punta dell'iceberg. Sotto il pelo dell'acqua è rimasto la gran parte dell'iceberg, che è a conoscenza di tutti i protagonisti di quel sistema, che hanno detto il minimo indispensabile, e cioè hanno ammesso quello che i magistrati avevano scoperto e che gli imprenditori avevano confessato. Ma dato che sono tutti molto furbi e tengono molto alla loro carriera e al loro futuro, quando uno viene beccato per la corruzione non è che si cala i pantaloni e racconta tutto quello che sa, racconta il minimo indispensabile per essere credibile, e la polizia giudiziaria e i magistrati scoprono una piccola parte di un fenomeno enorme, diffuso e sommerso. Quelli che sono a conoscenza di tutto il sistema, di tutti i nomi di quelli che pagavano e di quelli che prendevano, resteranno per tutta la loro vita depositari di questi segreti e li useranno per ricattarsi a vicenda, diventando immortali. Perché se io so qualcosa su di te e tu sai qualcosa su di me, io non dico niente su di te, tu non dici niente su di me, ma i nostri ricatti incrociati fanno in modo che tu non mi attaccherai mai, io non ti attaccherò mai. E così sia io sia te camperemo in eterno di politica. Questo è il sistema che Colombo voleva far emergere con quell'intervista, quando propose, per evitare un futuro di ricatti in politica, una norma molto semplice. Diamo una causa di impunibilità, di non perseguibilità penale, cioè la fa franca, chi viene a raccontarci per primo tutti gli episodi di corruzione che conosce. Se ce li è già venuti nel frattempo a raccontare un altro, non ci interessa e quello lo processiamo. Ma se uno ci racconta una cosa che non sappiamo, noi per quella cosa non lo puniamo. E così, per paura di essere scoperti o di essere denunciati da un altro che arriva primo per prendere il premio, ci sarebbe stata la corsa nelle procure per raccontare tutto e avremmo avuto, se non proprio il 100%, quasi il 100% del quadro complessivo. E tutte quelle notizie non più segrete a disposizione dei ricattatori incrociati sarebbero state pubbliche e quindi non avrebbero più potuto essere usate per i ricatti. Perché? Perché io ti posso ricattare se so qualcosa di te che non si è ancora saputa, ma se io so una cosa di te che sanno tutti, non ti posso ricattare.
Quell'intervista naturalmente provocò una reazione furibonda della classe politica. I presidenti della Camera e del Senato, Violante e Mancino, fecero un comunicato congiunto per deplorare l'intervista di Gherardo Colombo, e il ministro della giustizia, professor Flick, avviò un'azione disciplinare contro Gherardo Colombo, il quale qualche giorno dopo incrociò Cesare Previti, che era indagato nella procura di Milano, e Cesare Previti disse: adottò, lei c'ha ragione, qua è tutto un ricatto, e lui ne sapeva qualcosa, parlava da intenditore. Non aver dato retta a Gherardo Colombo quando fece questa proposta e questo lanciò questo allarme ha naturalmente prodotto il risultato che era prevedibile, e cioè che ancora oggi ci sono personaggi che stanno in Parlamento, nelle istituzioni, nei vertici delle forze dell'ordine, grazie esclusivamente alle cose segrete che sanno e che non dicono, salvando le chiappe a tanti altri che a loro volta sono a conoscenza di segreti che non dicono, per salvare le chiappe a tanti altri che sono a conoscenza di segreti che non dicono. E questo spiega per quale motivo in Italia non esiste ricambio della classe dirigente e per quale ragione siamo l'unico paese al mondo dove, se uno non ha almeno 75 anni, non può diventare nemmeno consigliere comunale, detto in generale. Cioè, la ragione della gerontocrazia e della mancanza di ricambio delle classi dirigenti ha un solo principale, se non unico, motivo: i ricatti incrociati che ciascuno è in grado di mettere in campo. Giuliano Ferrara, in un famoso confronto con Piercamillo Davigo pubblicato da Micromega, disse: in Italia non può far politica chi non è ricattabile. Davigo lo guardò e disse: forse volevi dire che non deve fare politica chi è ricattabile. E lui: no, non deve e non può fare politica chi non è ricattabile, perché noi dobbiamo sapere esattamente quanto è lungo il guinzaglio di ciascun politico. Noi gli dobbiamo tirare il guinzaglio non appena si permette delle cose che non deve permettersi, e quindi li dobbiamo poter ricattare tutti. Dobbiamo sapere vita, morte e miracoli, e ciascuno deve avere almeno un altarino nascosto, altrimenti non può fare politica. Forse vi sarà sfuggito, ma in questi anni i pochissimi politici che sono venuti meno alla regola dell'inciucio sono stati spazzati via dalla vita politica. Prodi non ha mai trattato con Berlusconi, e nessuno ha mai potuto dirgli: o tratti con Berlusconi o ti ricattiamo per questo o quell'altra porcata che hai fatto. Forse perché non aveva fatto porcate a sufficienza, e infatti Prodi l'hanno mandato a casa. Di Pietro hanno cercato di cacciarlo dalla politica in ogni modo, e alla fine ci sono riusciti. Ingroia, appena arrivato, l'hanno subito fatto in modo che non entrasse in Parlamento, negandogli l'apparentamento col centro-sinistra. Perché? Perché come, dove potrebbe arrivare un leader politico senza essere ricattabile? Cofferati, che aveva ricevuto da Nanni Moretti il testimone di quei grandi movimenti, che non nel 94 ma nel 2002, CGIL, Movimento della Pace, Girotondi, Micromega, eccetera, eccetera, erano scesi in piazza mentre il centro-sinistra in Parlamento balbettava e inciuciava, anche Cofferati l'hanno preso e l'hanno mandato a Bologna a fare l'unico mestiere che non era capace di fare, cioè il sindaco. E se lo sono levato dai coglioni. La fine che fanno quelli che non stanno alle regole del gioco dell'inciucio è segnata. Persino Gianfranco Fini a un certo punto ha cercato di divincolarsi da quelle regole. Gli hanno subito tirato fuori il dossier, era una caccola, era la casa di Monte Carlo, ma se voi lo notate, tutti quelli che hanno sempre servito fedelmente Berlusconi, da destra e da sinistra, in Parlamento ci sono tornati, persino Razzi e Scilipoti.
Ma Di Pietro in Parlamento c'è più, in Groia non ci ha manco potuto mettere piede. Fini è stato spazzato via non per 18 anni di sudditanza a Berlusconi, ma per 2 anni di ostilità a Berlusconi. Cioè per i loro meriti sono stati cacciati dal Parlamento, non per i loro demeriti. Cofferati sta al Parlamento europeo. Allora bisogna capire che cos'è questo inciucio, che è un sistema di cogestione del potere fra destra e sinistra che dura da 20 anni e nel quale nessun intruso, nessun estraneo, nessun invasore, nessun usurpatore può entrare, perché è scontato che le istituzioni sono cosa loro. Quando è che si spaventano? Quando qualcuno di loro rischia il posto perché arrivano forze nuove che portano via poltrone. Lo shock delle ultime elezioni col 25% di Grillo non è perché è Grillo, ma è perché quel 25% prima andava ai soliti noti che sono abituati a convivere da 20 anni. Quando qualcuno pensa che Berlusconi ha perso qualche elezione e che il centro-sinistra ha perso diverse elezioni, non ha capito niente. Loro non perdono mai, né quando ottengono la minoranza né quando ottengono la maggioranza, né vincono né perdono, vincono sempre tutti, perché sono rimasti sempre tutti ai loro posti per 20 anni, alcuni per 40 perché c'erano già prima. Sono gli elettori del centro-sinistra che perdono le elezioni quando i loro partiti non ottengono la maggioranza, ma i leader del centro-sinistra non hanno mai perso le elezioni, nemmeno quando le hanno perse, cioè quasi sempre. Perché? Perché in Italia chi perde le elezioni non va a casa. Sono gli elettori che soffrono nel vedere Berlusconi per 5 anni al governo. I dirigenti del centro-sinistra non soffrono affatto nel vedere Berlusconi per 5 anni al governo. Infatti stanno benissimo. Anzi, forse stanno addirittura meglio. Perché? Perché non hanno la responsabilità di governare, cosa che di solito non sono capaci a fare. Siamo noi che perdiamo quando vince Berlusconi, ma siamo noi che perdiamo anche quando vince il centro-sinistra. Perché regolarmente quello che noi ci aspettiamo che venga fatto non viene fatto. Eleggi Prodi? Tac, l'abbiamo mandato in Europa, mandaci una cartolina, diceva Corrado Guzzanti. È venuto fuori D'Alema che non l'aveva eletto nessuno, è venuto fuori Giuliano Amato che non l'aveva eletto nessuno, è venuto fuori a un certo punto Monti, chi lo sapeva che quando andava a votare avrebbe dato il voto a Monti per un governo destra-sinistra? Chi lo sapeva che sarebbe venuto Letta presidente del Consiglio al governo con Berlusconi? Chi lo sapeva che Napolitano sarebbe stato rieletto da una maggioranza centrodestra e centrosinistra? Siamo noi che perdiamo sempre le elezioni, loro le hanno sempre vinte. Le perdono soltanto quando perdono il posto, cosa che ha cominciato ad accadere alle ultime elezioni in piccola quota, ma che prima non era mai accaduto. Non mi convinceranno a restare. Ora ci vuole coraggio di fare delle scelte, di guardare avanti, sarebbe sbagliato fare marcia indietro. Restare sarebbe una non soluzione. Tutto quello che avevo da dare ho dato. Non attribuitemi scelte salvifiche, sono contrario a soluzioni pasticciate. All'estero la definirebbero una soluzione all'italiana, tornare indietro sarebbe ai limiti del ridicolo. A 88 anni gli straordinari non sono ammessi, sto per concludere il mio mandato. L'ho già detto tante volte, non credo che sarebbe onesto dire state tranquilli, posso fare il capo dello Stato fino a 95 anni. Sia perché sono convinto che i padri costituenti concepirono il ruolo del Presidente della Repubblica sulla misura dei 7 anni. Infatti non è un caso che nessun Presidente della Repubblica abbia fatto un secondo mandato, sia perché ci sono fattori di età e limitazioni dal punto di vista funzionale crescenti. Caro direttore, le scrivo per sgomberare, spero definitivamente, il campo da ogni ipotesi di Napolitano bis. Non è un problema solo di indisponibilità personale, facilmente intuibile, da me ribadita più volte pubblicamente. La mia è soprattutto una ferma e insuperabile contrarietà che deriva dal profondo convincimento istituzionale che il mandato già di lunga durata di Presidente della Repubblica, proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale, non si presti a un rinnovo comunque motivato, né tantomeno a una qualche anomala proroga. Questo è quello che noi sapevamo dalle parole di Giorgio Napolitano
fino al giorno in cui ce lo siamo ritrovato per altri 7 anni, cioè fino a 95. Chi è che ha perso le elezioni? Chi è che le ha vinte? Noi le abbiamo perse. Noi le abbiamo perse, tant'è che ogni tanto se uno fa mente locale e dice dunque chi c'è al governo? Centrosinistra e centrodestra. Ah, quindi dobbiamo ancora votare? Se no abbiamo già votato. Come se non fosse avvenuto. Ricordate i commenti del dopo elezioni del PD e del PDL? Abbiamo pagato l'esperienza del governo Monti. Gli italiani hanno bocciato il governo centrodestra, centrosinistra, centro del governo Monti. Esperienza da non ripetere. Ne faremo tesoro. PDL persi 6 milioni e mezzo di voti. PD persi 3 milioni e mezzo di voti. Risultato 10 milioni di voti persi. Risultato stessa identica maggioranza che ha sostenuto il governo Monti. Uguale, identica. Abbiamo votato o non abbiamo votato? Teoricamente sì, in pratica potevamo farne a meno, si risparmiavano anche un sacco di soldi. Oltre alla proroga a Napolitano davamo anche la proroga a Monti. Questo per inquadrare, è sempre stato così. L'idea che arriva Grillo, dice ok Pierluigi e nasce il governo del cambiamento, è una totale illusione, denota la totale mancanza di memoria di quello che è successo in questi 20 anni, denota una credulità popolare che è imbarazzante. Sono 20 anni che i berlusconiani e il centro-sinistra si fronteggiano gomito a gomito nei consigli comunali, provinciali, regionali. La gran parte dei provvedimenti del Parlamento viene approvata dal centro-destra e dal centro-sinistra. Le cose importanti, il TAV, gli F-35, le missioni militari, i voti sulle immunità reciproche, le questioni di soldi, gli aiuti alle banche, il non far pagare le tasse alla Chiesa, sono tutte decisioni bipartisan. Che governi il centrodestra, che governi il centrosinistra, le leggi contro la giustizia sono avvenute quasi tutte sotto il governo di centrosinistra dal 96 al 2001. Le leggi che ricalcano a fotocopia il papello di Totò Riina, abolizione dell'ergastolo, abolizione dei pentiti, chiusura delle supercarceri di Pianosa e Asinara, abolizione di tante misure antimafia, sono avvenute governante il centro-sinistra con i voti del centro-destra. Sono 20 anni che cogestiscono il paese, le banche, la RAI, il denaro pubblico, si aumentano di anno in anno, si sono aumentati di anno in anno i finanziamenti elettorali chiamandoli rimborsi dopo che li avevamo aboliti con un referendum. Hanno fatto tutto insieme. Poi in campagna elettorale riscoprivano improvvisamente la loro diversità. Perché? Ma perché altrimenti non va a votare nessuno. Se non fai il teatrino dei pupi, almeno in campagna elettorale, dove uno tira fuori il conflitto di interessi e l'altro tira fuori le cooperative rosse e fanno un po' di bagarre e un po' di scaramucce a favore di telecamera, ma chi è che ci va a votare? Dopodiché prendono i voti chiunque li abbia presi e ricominciano esattamente allo stesso modo. Ogni tanto gli scappa detto qualcosa, perché non sono nemmeno troppo intelligenti. Ogni tanto, stufo di sentirsi accusare di aver instaurato un regime rosso e di volere l'esproprio proletario delle reti televisive di Berlusconi, Violante si alza in Parlamento e dice adesso basta. Non abbiamo fatto la legge sul conflitto di interessi, non abbiamo fatto l'antitrust, non abbiamo dato le frequenze a Europa 7 lasciandole a Rete 4, abbiamo 25 volte moltiplicato il fatturato di Mediaset e ci accusate di regime. Ma vi abbiamo portato l'acqua con le orecchie. Mandateci il cestino a Natale, diceva sempre Corrado Guzzanti, padrone ingrato, con tutti i favori che ti abbiamo fatto. Ci accusi pure di regime. Ogni tanto sbottano perché gli scappa. È interessante studiarli,
questi signori, perché si annusano, si abbracciano, cogestiscono, cogovernano, si spartiscono gli affari, si ricattano, stanno nei consigli d'amministrazione delle banche, delle municipalizzate, degli acquedotti, delle aziende pubbliche, di Finmeccanica. Il Monte dei Paschi è patrimonio del PD e prima dei partiti che l'hanno preceduto, ma c'è pure Verdini dentro. E Penati, secondo l'accusa, ha cominciato a prendere le tangenti sulle aree falche nel 93. E da chi le prendeva? Tra l'altro da un imprenditore che si chiama Pasini, che era il capogruppo del centrodestra berlusconiano. Ma come fa uno che prende tangenti per 20 anni dal capogruppo del partito avversario, e infatti per 20 anni non ha parlato né l'uno né l'altro, a essere libero? E questo è diventato il segretario, il capo della segreteria particolare di Bersani, segretario nazionale del PD, ricattabilissimo da quello che secondo l'accusa gli dava le tangenti. Perché? Perché è il capo dell'altro schieramento. Tarantini, Giampi Tarantini, quello che portava le mignotte a Berlusconi, nei giorni pari portava le mignotte a Berlusconi, nei giorni dispari le portava al vicepresidente della giunta pugliese, giunta Vendola, che si chiama Frisullo, messo lì da D'Alema. Erano le stesse mignotte che nei giorni pari andavano a Palazzo Grazione, nei giorni dispari andavano dal vicepresidente della giunta Vendola. Ma secondo voi, ma sono liberi i politici che ricevono le stesse mignotte che il giorno prima sono state da Berlusconi, oppure sono in pugno al pappone? Non ad al pappone, sono in pugno al pappone, di al pappone. Allora, così funziona, così funziona. Hanno tutti un guinzaglio corto così. Quelli che sono liberi perché non sono ricattabili ci sono in Parlamento. Il Parlamento è pieno anche di brave persone, anche del PD, anche del PDL, anche di SEL, anche persino dei Casini. Qualcuno c'è, ma non fanno carriera, perché fanno carriera soltanto quelli ricattabili. Ma vi siete mai domandati perché certi cerebrolesi che voi vedete in televisione dici: ma come può quello lì essere ministro? Ma è un decerebrato. Ma come fa quello lì essere presidente di commissione? Ma è un microcefalo. Ma come fa quell'altro a essere presidente del Senato? Ma è un demente. Ma come fa quello lì che ride sempre a essere una alta carica dello Stato? Ma è uno che non farebbe nemmeno le pulizie al Parlamento di un altro paese. Domandatevelo il perché. Ci sono tante persone molto più intelligenti di loro che non hanno mai fatto un millimetro di carriera, perché non sono ricattabili, e quindi non vengono invitati in televisione, e quindi non hanno speranze nella selezione televisiva delle classi dirigenti, e quindi stanno al palo. E alla prima occasione vengono espulsi. Sono 20 anni che noi assistiamo a queste cose ed è come se non fossero mai accadute. Ma scusate, nel 94, governo Berlusconi dura 7 mesi, poi Bossi e non Beltroni lo fa cadere. La Corte Costituzionale stabilisce che Mediaset deve dimagrire. 3 reti sono troppe, deve passare a 2. Le sentenze della Corte Costituzionale si eseguono, punto. Sono 20 anni, l'anno prossimo compirà 20 anni quella sentenza, che quella sentenza non viene eseguita. E in 20 anni quanti governi sono passati, di quanti colori? Quante maggioranze diverse abbiamo avuto? Se fosse vero che esiste veramente un centrodestra e un centrosinistra, appena il centrosinistra nel 96 va al governo, prende la sentenza della Corte Costituzionale, non deve nemmeno fare uno sforzo di dire: lo facciamo perché siamo cattivi o anti-Berlusconi, l'ha detto la Corte Costituzionale, dobbiamo fare una legge. E invece già nel 95 Violante ci dirà
poi nel 2002 era stata data garanzia all'onorevole Letta e all'onorevole Berlusconi che non gli sarebbero state toccate le televisioni. Cioè, appena la Corte Costituzionale fa una sentenza vincolante, si precipitano Violante, D'Alema, non so chi fossero, da Letta e Berlusconi a dire: state tranquilli, noi con le sentenze della Corte Costituzionale ci sciacquiamo i coglioni, noi ce ne sbattiamo allegramente delle sentenze della Corte, state tranquilli, non ve le tocchiamo. E non gliele hanno mai toccate, perché le promesse che fanno a Berlusconi, a differenza delle promesse che fanno a noi, quelle le rispettano, sono di parola. Perché? Perché altrimenti lui li prende, li chiama lì e gli tira fuori un dossier a caso e li rovina, come è avvenuto in questi anni a chiunque abbia cercato di mettersi di traverso. Nel 95 fanno il governo Dini, Berlusconi sbraita, il governo del ribaltone, vergogna, appoggiato da centrosinistra e Lega. Berlusconi non lo appoggia. A chi fanno scegliere il ministro della giustizia e il ministro delle poste e telecomunicazioni, che sono gli unici due ministri che gli interessano? A Berlusconi, che non c'è nel governo. Mancuso, che fa la guerra al pool di Milano e di Palermo, e l'avvocato di Sindona. L'avvocato di Sindona diventa ministro delle poste e telecomunicazioni. Poi arriva il governo Prodi. Chi sceglie il ministro delle poste e telecomunicazioni? Berlusconi. Chi è? Maccanico, noto massone, recentemente scomparso, che prende la sentenza della Corte Costituzionale sulle televisioni e se la impapocchia a modo suo. Stabilisce che si stabilirà quel criterio antitrust quando ci sarà un congruo sviluppo delle parabole del satellitare. Che cos'è il congruo sviluppo? Nella legge non c'è scritto. Basta scrivere congruo sviluppo per dire mai. Il congruo sviluppo è come l'infinito, non è quantificabile. E così danno proroghe su proroghe su proroghe. Però nel 99 devono rifare l'asta delle frequenze televisive per stabilire quali televisioni rispettano le norme e quali no, per rinnovargli le concessioni, perché per fare una televisione non è come fare un giornale. Un giornale fai un giornale, poi lo metti in edicola. La televisione utilizza un bene pubblico che è l'etere, che è limitato, sono delle onde elettromagnetiche che sono limitate. Le possono usare in pochi. Chi sono quei pochi? Quelli che rispettano le regole. E quindi Rete 4 è fuori. Perde la concessione, la vince Europa 7 di Francesco Di Stefano, c'è al governo D'Alema. Che cosa fanno? Tolgono le frequenze abusivamente occupate da Rete 4 e le danno a Di Stefano che ha vinto la concessione? No, fanno una proroga sine die a Rete 4, così Di Stefano ha la concessione ma non ha le frequenze per trasmettere. Rete 4 non ha più la concessione ma continua a trasmettere. Grazie a Berlusconi? No, grazie al governo D'Alema. Guardate che questi sono soldi, non sono mica palle. Qui stiamo parlando di soldi, di fatturati, di roba che è in grado di far vivere o far morire le aziende di Berlusconi e quindi lui in politica e nella società italiana. La Corte Costituzionale nel 2000 torna a sentenziare. Vi ricordate la sentenza del 94? Rispettatela, avete un anno di tempo per spegnere Rete 4 o mandarla su satellite. Peccato che sia finita la legislatura. Torna Berlusconi e fa la legge salva Rete 4 e poi la legge Gasparri, che consacra e santifica l'esistenza abusiva di Rete 4. E quella partita è chiusa. L'ineleggibilità di Berlusconi è un atto di antiberlusconismo? No, è un'altra legge dello Stato. La legge 361 del 1957 è una legge antiberlusconiana? Ne dubito. Nel 57 Berlusconi era all'università. Studiava legge, è incredibile, ma studiava legge? L'ha fatta scelba. Destra democristiana, i concessionari dello Stato non sono eleggibili. Vuol dire che deve uscire dal Parlamento? Sì, oppure che deve vendere le televisioni.
perché le televisioni sono una concessione pubblica e quando lui va al governo se la dà da solo la concessione pubblica, non può essere. Gli attacchini dei manifesti dei comuni, avendo l'appalto dal comune per appiccicare i manifesti del comune, non possono diventare consiglieri comunali e nemmeno sindaci. Perché? Perché se diventano comunali o sindaci si danno l'appalto da soli. L'Italia è piena di gente che non ha potuto essere eletta consigliere comunale perché hanno l'appalto per appiccicare i bandi pubblici dei comuni. Berlusconi, a maggior ragione direi, attaccasse solo i manifesti, uno potrebbe anche tollerare. Invece da 20 anni a questa parte si è votato 6 volte. Nel 94 aveva la maggioranza, si riunisce la giunta per le elezioni, per stabilire chi è eleggibile e chi non è eleggibile di quelli che sono stati eletti, si pone il problema, gli uomini di Berlusconi votano per la sua eleggibilità, dicono che ineleggibile è Confalonieri, tanto non è stato né eletto, manco era candidato. Il centrosinistra che cosa fa? Si associa, tanto è minoranza, votare contro pare brutto, metti che si incazzi subito appena arrivato. Nel 96 si ripropone il problema, stavolta la maggioranza è il centro-sinistra. Cosa fa il centro-sinistra? È ineleggibile Confalonieri, che non è stato eletto e non è nemmeno candidato. Vota contro uno solo, si chiama Saraceni. Alle elezioni successive non lo ricandidano più, il centro-sinistra. Nel 2001 torna Berlusconi, si ripropone il problema. Come va a finire? Tutti d'accordo, è eleggibile. Nel 2006 si rivota centrosinistra alla maggioranza, che cosa fanno? Tutti d'accordo, eleggibile. Adesso si è rivotato. Flores d'Arcais raccoglie 250.000 firme, poi una manifestazione. I grillini dicono, noi ci siamo per l'ineleggibilità, se il PD c'è abbiamo la maggioranza. Cominciamo da qua, se volete fare il governo del cambiamento. Rinunciate ai finanziamenti pubblici, noi rinunciamo, 42 milioni, voi ne avete 45, rinunciate anche voi, dichiariamo l'ineleggibile, cominciamo a misurarci sulle cose, blocchiamo il TAV che non serve a una mazza se non a buttare via 20 miliardi e a devastare una valle per fare una minchiata enciclopedica, cominciamo a fare delle robe, no? I soldi si prendono. Il TAV si fa, utilissimo, per il famoso corridoio 5, sapete che noi siamo collegati da Lisbona a Kiev con il famoso corridoio 5 e tutta un'alta velocità. Un giornalista ha fatto un libro recentemente, Corridoio 5, ha fatto proprio tutto il percorso in macchina naturalmente, perché in macchina? Perché non ci sono nemmeno i binari della famosa alta velocità del corridoio 5, non c'è un chilometro di binario da Lisbona a Kiev, quindi noi furbi, dato che abbiamo un sacco di soldi da scialare, partiamo con la Torino-Lione, no? Che tra l'altro è la tratta decisiva, da Lisbona a Kiev la Torino-Lione è lo snodo fondamentale, anche perché è una libidine pazzesca andare da Torino a Lione, no? Non so se siete mai stati a Lione, Lione è una città di merda, pazzesca, no? Uno arriva a Lione e dice cazzo sono venuto a fare a Lione, però noi per arrivare 20 minuti prima a Lione, non le persone, perché non è fatto per le persone attenti, nessuno lo sa, è fatto solo per le merci, una rapa, quando ci sarà la Torino-Lione, arriverà a Lione da Torino con un quarto d'ora d'anticipo e volete mettere la soddisfazione di avere portato una rapa da Torino a Lione con un quarto d'ora d'anticipo spendendo 20 miliardi e sventrando la Valle di Susa con la militarizzazione, perché è peggio dell'Afghanistan ormai la Valle di Susa. Ecco, la TAV si fa perché la costruiscono le cooperative rosse, si fa il TAV. E l'ineleggibilità, beh, gli è scappato. Zanda, capogruppo al Senato, ha detto anch'io sono d'accordo, sono 20 anni che è ineleggibile. Io sono 20 anni che sono in Parlamento, non mi sono mai accorto, ma comunque l'ha scoperto, anche lui una vocazione adulta, ha detto è ineleggibile da sempre. Stavolta ci siamo. Io avevo scritto un pezzo, ho detto non ci credo,
che votano l'ineleggibilità di Berlusconi. Mi hanno detto che ero il solito grillino pagato da Casaleggio, in effetti prendo anche un sacco di soldi, lo voglio ringraziare. E, no, lo dico perché online ci sono alcuni dementi che scrivono che io sono un dipendente di Casaleggio. E, avevo anche, una volta avevo anche i capelli un po' più lunghi perché proprio andavamo dallo stesso parrucchiere. E, ho detto, secondo me non lo votano, secondo me è finto, dice, ah, vergognati, vuoi la cultura del sospetto. Avete visto com'è andata a finire, no? È intervenuto Violante e ha detto, non si può, dopo 20 anni che l'abbiamo dichiarato eleggibile, dichiararlo ineleggibile. Intanto rimarremmo spiazzati, no? Non sapremo più, ci sorprenderemmo di noi stessi. Faremmo anche felici i nostri elettori che non sono abituati, potrebbero avere anche dei contraccolpi cardiaci all'improvviso, quindi meglio lasciare tutto com'era, dato che abbiamo sbagliato per 20 anni, sbagliamo anche il 21esimo, no? Abbiamo fatto 5 cazzate, facciamo la 6ª già che ci sia, fatto 30, facciamo 31. Gli errori fanno giurisprudenza, così hanno stabilito. Scritto anche il Corriere, cioè uno dei costituzionalisti che sono stati nominati saggi adesso, vengono tutti premiati, no? Quelli che dicono cazzate, quindi 20 anni di cazzate diventano giurisprudenza, quindi non si cambia niente. Hanno anche detto, beh, insomma, adesso siamo al governo insieme, non possiamo mica farlo incazzare, sennò poi fa cadere il governo, e quindi l'ineleggibilità passa. E tutti, molti almeno, continuano a dire, ecco, fanno un altro errore. Non è un errore, è un modo di essere, è un modo di vivere, è un modo di intendere la politica. Non è un errore. Uno sbaglia una volta, sbaglia 2 volte, sbaglia 3 volte, ma quando sbaglia sempre, ti verrà il dubbio che uno lo faccia apposta e non per sbadataggine o perché è distratto. E allora domandiamocelo il perché di quella apposta. Domandiamoci il perché Berlusconi ha fatto 80 leggi vergogna in 20 anni, nei 12 in cui ha governato, e il centrosinistra non ne ha cancellata una. Ma potevano cancellarne una così, per sfizio, tanto per darci il contentino. Non ne hanno cancellata nessuna mai, mai. E hanno avuto 5 anni la prima volta, 2 anni la seconda. Mai. Sarà perché si sono dimenticati? O perché piacciono anche a loro quelle leggi vergogna? Ma secondo voi la legge sul falso in bilancio è servita solo a Berlusconi? O è servita anche a tutta la finanza che finanzia la sinistra in Italia? Ma secondo voi i bilanci truccati li ha solo Mediaset? Ma stiamo scherzando o parliamo sul serio? Ma secondo voi il Monte dei Paschi cos'è, un fenomeno di sbadataggine collettivo? I furbetti del quartierino chi erano? Degli isolati? Dei perdigiorno che si erano messi in testa all'improvviso di comprarsi la Popolare di Lodi, scusate, l'Anton Veneta, la più grande banca del Nord-Est, la più grande banca di Roma, che è appunto la BNL, il Corriere della Sera, così, un giornalino a caso. E poi erano già pronti per la Fiat, per la scalata alla Fiat. E secondo voi erano 4 amici al bar, così, 4 cazzari? Fiorani era pappa e ciccia con la famiglia Berlusconi e con la Lega, oltre che col governatore Fazio. Consorte. Non sto qui a spiegarvelo, insomma. E vai, Gianni, facci sognare, questo è D'Alema. Abbiamo una banca, questo è Fassino. La scalata avveniva d'intesa perfetta con il vertice del partito, mentre l'altra avveniva d'intesa perfetta con i vertici della Lega e del PDL. E Ricucci li aveva entrambi alle spalle, il centrodestra e il centrosinistra, per dare la scalata al Corriere della Sera. Non accadono per caso, esattamente come non accade per caso la trattativa fra lo Stato e la mafia. E la trattativa fra lo Stato e la mafia, vi do una notizia,
non l'ha mica iniziata Berlusconi. Non c'era ancora in politica Berlusconi quando è iniziata la trattativa. Trattativa è iniziata nel 92. Il governo era Giuliano Amato, premier, i ministri della giustizia e dell'interno erano Scotti e Martelli, che si sono messi di traverso e li hanno fatti fuori l'uno dopo l'altro. E al posto ci hanno messo Mancino, quello che non si ricorda neanche come si chiama, quello che ha testimoniato che lui non ha incontrato Borsellino, ma se l'avesse incontrato non l'avrebbe riconosciuto, perché lui, ministro dell'interno, non sapeva neanche che faccia avesse il giudice più famoso d'Italia subito dopo la morte di Falcone, che portava la bara di Falcone ai funerali. E lui non sapeva che faccia avesse Borsellino, e anche se l'avesse incontrato non l'avrebbe riconosciuto. Ed era il ministro dell'interno, non dell'agricoltura. Quel governo lì l'ha iniziata, mandando avanti i carabinieri, che non sono Gianni e Pinotto, sono il generale Mori e il capitano De Donno, che hanno dovuto anni dopo ammettere di avere trattato con Ciancimino perché facesse da tramite con Riina, e hanno parlato di trattativa loro davanti ai giudici, non Ingroia, Di Matteo, Il Fatto Quotidiano, Ciancimino, loro, quando Giovanni Brusca ha rivelato la trattativa e il papello, sono corsi dai giudici a dire: è vero, ci siamo dimenticati di dirvelo. Mentre la mafia ammazzava Falcone e Borsellino, noi trattavamo con quelli che avevano le mani grondanti di sangue, mentre pubblicamente facevamo finta di combatterli, perché volevamo sapere che cosa volevano in cambio della fine delle stragi. E poi gliel'hanno detto che cosa volevano in cambio. Arrivò un papello, non si sa arrivato a chi, con le richieste di Riina. Richieste che Provenzano e Ciancimino, quando le hanno viste, hanno detto: cavolo, ma Riina è impazzito, vuole farci ammazzare, sono richieste troppo esose. Vuole addirittura l'abolizione del 41 bis, la chiusura delle supercarceri di Pianosa e Asinara, l'abolizione dell'ergastolo, l'abolizione dei pentiti, ma è impazzito. Uomini di poca fede. Non sapevano che tutte queste norme sarebbero state adottate dal Parlamento italiano con decisione bipartisan, destra e sinistra, in questi ultimi 20 anni. Riina era un dilettante, non era un estremista. Se chiedeva di più, gli davano di più. Se chiedeva un monumento equestre, gli facevano un monumento equestre. Bastava chiedere, e era un pericoloso moderato, altro che estremista. E adesso che li processano, basta guardare la reazione del formicaio impazzito della politica per rendersi conto che a Roma ci sono centinaia di persone nei posti chiave del potere che sanno tutto da sempre della trattativa e non hanno mai detto una parola. E grazie ai loro silenzi omertosi hanno fatto e conservato carriere. Se non fosse per i mafiosi e per il figlio del mafioso che ci hanno parlato della trattativa, gli uomini dello Stato non avrebbero mai detto una parola. Non sapremmo nulla se non avessero parlato Brusca, il figlio di Ciancimino, Spatuzza. I mafiosi hanno violato le regole dell'omertà. Nello Stato non ci sono pentiti. Non c'è un solo pentito nello Stato. Martelli si è ricordato 20 anni dopo che avevano avvertito Borsellino della trattativa. Liliana Ferraro si è ricordata 20 anni dopo, quando se l'è ricordato Martelli, e Martelli se l'è ricordato perché se l'era ricordato Ciancimino. E Violante se l'è ricordato 20 anni dopo che generale Mori voleva che incontrasse segretamente Ciancimino. E Mancino se l'è ricordato 20 anni dopo che aveva incontrato Borsellino, ma non l'aveva riconosciuto perché non sapeva che faccia avesse. E oggi il generale Mori si è difeso dicendo che c'è una congiura mediatica contro di lui, perché ci sono 5 o 6 giornalisti, più Pancio Pardi e Don Gallo, che lui non sa nemmeno che è morto, e quindi rassicuriamo il generale Mori, almeno uno dei congiurati non c'è più, si tranquillizzi,
Perché così si difendono questi infami, citando gli unici giornalisti che in questi anni hanno raccontato i fatti, citando le loro parole sulla trattativa. E che cosa stanno cercando di fare? Di ricordare ai piani superiori che non possono rimanere loro con il cerino in mano. Leggetevi le telefonate fra il consigliere giuridico di Napolitano e il Mancino, e non avete bisogno nemmeno di interrogarvi su che cosa c'era nelle quattro telefonate fra Napolitano e Mancino. Bastano quelle fra il suo consigliere e Mancino. E Mancino che cosa dice al consigliere del Quirinale quando gli brucia il culo perché sta per essere indagato per falsa testimonianza, perché lui lo sa che sta per essere indagato per falsa testimonianza? Voi avete mai temuto di essere indagati per falsa testimonianza? No, perché? Perché non avete mai fatto falsa testimonianza. Se uno fa falsa testimonianza, poi comincia a sospettare che potrebbe essere indagato per falsa testimonianza. E infatti lui lo prevedeva, ha detto: qua mi indagano per falsa testimonianza. L'ho detta grossa stavolta. Se ne sono accorti, hanno sgamato. Volevo andare a Caltanissetta, invece sto a Palermo. Telefona al consigliere e dice: qui se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa per lo Stato, deve essere tutelato dallo Stato. Perché? Sottinteso. Perché altrimenti parla. Mica arrivano due carabinieri un bel mattino da Ciancimino a dire: signor Ciancimino, ci metterebbe mica in contatto con Totò Riina che vediamo di farla finita con le stragi? Perché intanto Ciancimino li mette alla porta dicendo: chi vi manda? Siamo venuti così per iniziativa personale. Ecco, bravi, andate a casa che io ho una reputazione mafiosa da difendere. Gente seria quella, eh? È gente seria, pretende garanzie. Pretende che dietro a Ciancimino ci sia lo Stato e le garanzie arrivano, altrimenti, scusate, dietro ai carabinieri ci sia lo Stato, altrimenti Ciancimino non fa nemmeno una telefonata. Perché? Perché poi ci finisce lui nei guai con i capi mafia, se ha fatto da intermediario una trattativa dove dall'altra parte ci sono due passanti. Questo sta avvenendo adesso. Il dramma di quelli che temono di restare col cerino in mano. E chi chiamano per farsi difendere da quello Stato per conto del quale hanno trattato con la mafia? Chiamano il capo dello Stato, che non è arrivato adesso. È in politica dal 1953, ha fatto in tempo ad applaudire all'invasione sovietica dell'Ungheria che schiacciava la repressione di che schiacciava la rivolta di Budapest, e che nel 93 era capo presidente della Camera, e guarda caso il presidente del Senato era Giovanni Spadolini, e guarda caso i mafiosi quando vanno a fare gli attentati a Roma scelgono proprio la basilica di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano. E poi ha fatto il ministro dell'interno, e come ministro dell'interno fu il primo a sollecitare una legge contro i pentiti di mafia, dicendo che i pentiti di mafia sono troppi. Sapevamo che erano troppi i mafiosi. Il ministro dell'interno Giorgio Napolitano disse che erano troppi i mafiosi pentiti, non quelli irriducibili, non Riina, Buscetta, troppi Buscetta, meglio sfoltire. E fu accontentato, fu fatta anche quella legge che, guarda caso, era nella lista del Papello. Per questo l'altra sera, quando quel fringuellone di Veltroni è venuto a servizio pubblico e ha detto: beh, anche Travaglio sarà d'accordo sul fatto che certo la trattativa c'è stata, ci sono delle misteriose entità che hanno fatto la trattativa, c'erano già a Portella della Ginestra, sono delle entità bicentenarie, tricentenarie, ma sconosciute. L'importante è che siano sconosciute. I colpevoli sono sempre sconosciuti. Appena ne prendono uno con la faccia, il nome e il cognome, dice: no, 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 quello non è. Infatti ha detto:
Travaglio sarà d'accordo con me, Napolitano ha sempre combattuto la mafia, Mancino ha sempre combattuto la mafia, Ciampi ha sempre combattuto la mafia, Generale Mori ha sempre combattuto la mafia, tant'è che a un certo punto, mentre stava per elencarmi degli altri, ho detto guarda, parla per te, perché io non sono affatto d'accordo con te. La mafia l'hanno combattuta i magistrati e le forze dell'ordine, la politica non ha fatto altro che mettergli i bastoni fra le ruote. Altrimenti per quale motivo Mancino chiama Napolitano? Ma soprattutto, per quale motivo Napolitano, invece di buttargli giù il telefono, risponde a Mancino e si attiva e molesta con uno stalking prolungato Piero Grasso, che se ne lava pilatescamente le mani, e poi molesta il procuratore generale della Cassazione perché convochi Grasso e perché faccia in modo che Grasso tolga l'inchiesta a Palermo o tolga i politici dall'inchiesta di Palermo? Perché, secondo voi, lo sventurato, come la monaca di Monza, rispose? A Egidio? Evidentemente perché ci sono delle proposte che non si possono rifiutare. E ritorniamo all'origine del nostro discorso. Voi pensate davvero che un sistema così consolidato, così incrostato, così ramificato, così compenetrato potrebbe mai accettare così di buon grado il governo del cambiamento? Ma quando mai? Ma in quale film? Ma c'è gente che è pronta a sparare. E infatti non appena se ne cominciava a parlare di quel governo del cambiamento arrivò un pizzino alla procura di Palermo in cui si diceva che la parola d'ordine di Cosa Nostra era impedire che vadano al governo i comici e i froci. Il governo del cambiamento è il governo dei comici e dei froci. È quella che è stata chiamata la soluzione Sicilia, anche se poi è più un bluff che altro con Crocetta. È l'ipotesi che potessero entrare nello stesso governo i rappresentanti del centro-sinistra, compreso Vendola, quindi senza Berlusconi e senza tutta la banda Monti, Casini, eccetera, e i 5 Stelle. Ma non è la parola d'ordine soltanto della mafia, quella di evitare il governo dei comici e dei froci, è la parola d'ordine del sistema, che infatti si è immediatamente richiuso. Perfettamente richiuso. Io devo concludere, quindi vi dico soltanto più questo. Non perdete la memoria, provate a ricordarvi almeno gli ultimi passaggi proprio cronologici degli ultimi 2 anni. Berlusconi era morto e sepolto, grazie a Fini, nell'estate del 2010. Quando i finiani fanno gruppo a parte e preparano la mozione di sfiducia al governo Berlusconi nell'ottobre del 2010, il governo Berlusconi è finito. Berlusconi non ha più la maggioranza alla Camera. Chi interviene a salvarlo? Napolitano, dicendo che non si vota la mozione di sfiducia fino a quando non si è votata la legge finanziaria, che è prevista per un mese dopo. Berlusconi ha un mese di tempo per comprarsi i deputati necessari a colmare il vuoto creato dai finiani. E quando si vota la mozione di sfiducia è perfetto, ottiene la maggioranza. I finiani è come se non fossero usciti. Con il governo delle puttane, come giustamente ha chiamato Battiato, le troie in Parlamento sono quelli che si vendono, il governo delle troie, maschi e femmine, dura un altro anno con la complicità delle più alte cariche dello Stato che non si accorgono che c'è un governo comprato con una maggioranza comprata. Dopodiché ci vuole l'Europa per farlo fuori. L'Europa fa sapere che noi siamo rovinati se ci teniamo quello lì anche per un altro anno fino a fine legislatura. Berlusconi, c'è il fuggi-fuggi, persino quelli che si era comprato se ne vanno, tenta di ricomprarli, non accettano, non riusciva più a comprarsi nemmeno i venduti, era finito, votano il documento finanziario di fine anno, prende 308 voti
su un quorum di 316, non ha più la maggioranza, non c'è più nessuno che si faccia comprare. È la fine per lui, se non riesce nemmeno a comprarli lui. Sempre comprato tutti. Che cosa succede? Stavolta basta andare a votare di lì a 2 mesi, a gennaio del 2011, e lui è finito. Lo spread oltre i 300, i consensi sotto il 10%. Si va a votare, lo asfaltiamo. Chi interviene a salvarlo? Napolitano, ma mi dispiace, Napolitano è uno. Se il PD avesse detto noi non accettiamo di entrare in nessun governo, si va alle elezioni anticipate anche se Napolitano piange. E invece il PD accetta di entrare al governo con Berlusconi in posizione dominante, perché aveva la maggioranza relativa del Parlamento, mettendo su Monti e facendo quella bella politica che voi sapete, la politica che nemmeno Berlusconi aveva avuto il coraggio di fare. Tagli selvaggi ai pensionati, 350.000 esodati, nessun taglio alle spese militari, nessun taglio alla casta, regali alle banche e altre porcate. Un anno di tempo a Berlusconi per far dimenticare agli italiani le porcherie che aveva combinato negli ultimi 4, e arriviamo alle elezioni, che per peggiorare la situazione è intervenuto pure Monti per far perdere un po' di voti al centrodestra e un po' di voti al centrosinistra in modo di arrivare al pareggio. Era tutto preordinato. L'unica cosa che non avevano calcolato, nemmeno Grillo l'aveva calcolata, è che 5 Stelle hanno preso più voti di quelli che si pensava. Ma il fatto che non dovesse vincere nessuno era stabilito, tant'è che nemmeno sotto Monti hanno cambiato la legge elettorale. Perché? Perché garantisce l'ingovernabilità e quindi l'inciucio perpetuo. E chi non l'ha voluta cambiare è perché voleva questo approdo. Napolitano, ma anche i due maggiori partiti. Solo che ne hanno persi troppi di voti e pensavano di, dopo le elezioni, dare un calcio a Vendola, prendere Monti, fare un altro inciucio con un pezzo del centrodestra che si sarebbe staccato da Berlusconi, che loro davano per morto, e fare un bel galleggiante democristiano. Gli è andata male perché Berlusconi non ha perso tanto quanto si aspettavano. Perché? Perché loro hanno perso troppo rispetto a quello che avevano. Ha perso 10 punti il PD, ha perso 10 punti nei sondaggi nell'ultimo mese. Perché? Perché quello non faceva la campagna elettorale, smacchiamo il giaguaro, facciamo lì, mediamo le cose, il coso, non finiva le frasi. Quell'altro restituiva l'IMU, mandava i moduli a casa alle vecchiette, ne inventava una al giorno, lui coso lì, vediamo un po' la cosa, facciamo un po' di robe lì, il giaguaro. Finite le elezioni, ovviamente dovevano trovarsi l'alibi. E l'alibi qual era? Far finta di volere un governo del cambiamento. Dopo che avevano rifiutato l'alleanza con Di Pietro e con Ingroia apposta. Perché? Perché se avessero incamerato Di Pietro e Ingroia avrebbero preso 3 o 4 punti in più, con tutto l'effetto moltiplicatore in Parlamento, anche al Senato. Ma Monti e Casini e i berlusconiani dissidenti non si sarebbero mai alleati con loro, e loro quello avevano in mente, per questo non hanno voluto Di Pietro e Ingroia, e adesso si ritrovano al governo con Berlusconi per non essersi alleati con Di Pietro e Ingroia. Guardate che sono i paradossi della storia, Hanno fatto un po' di manfrì. Il governo del cambiamento che cos'era? Il governo PD 5 Stelle? Non è vero, non ci abboccate, non è vero, non è mai stata fatta questa proposta. Sono andati dai grillini, che per carità in quei giorni non capivano niente perché erano appena entrati in Parlamento, ancora non hanno imparato dove sono le stanze delle commissioni. Del resto non deve essere facile aggirarsi in quei meandri popolati da quei marpioni. Comunque nei primi giorni certamente non hanno dato il meglio di sé e sono andati con un programma già scritto, gli 8 punti, a chiedergli qualche voto per far partire il governo monocolore PD Vendola, che aveva già i ministri fissati. E questi che avevano fatto la campagna elettorale contro il centrodestra e contro il centrosinistra avrebbero dovuto dare a scatola chiusa
il voto a un governo dove loro non potevano mettere il becco né nel programma né nei ministri. Ma dico, ma è la proposta che uno non può rifiutare o è l'unica proposta che devi rifiutare? Gli hanno fatto l'unica proposta che non potevano accettare, pena essere linciati dai loro elettori. Rileggetevi quegli 8 punti. Non c'era niente sul TAV, c'erano dei farfugliamenti sul finanziamento dei partiti. Non c'era nemmeno la parola abolizione, ma soprattutto c'era la parola web e wifi spalmata un po'. Ogni tanto scrivevano virgola wifi, virgola, dice così quelli vedono wifi e ci cascano. E intanto, mentre dicevano di volere il governo del cambiamento, facevano scouting. Scouting vuol dire scilipoti, vuol dire comprarsi singole persone elette con uno schieramento per portarle dall'altra parte. Solo che quando lo fa scilipoti è compravendita dei voti. E quando lo fanno gli uomini di Bersani con gli uomini di Grillo si chiama scouting. Certo non è un bel modo di cominciare il dialogo, cercare di comprare qualcuno per rendere inutili tutti gli altri. Quindi la proposta fu rifiutata. Stupidi i 5 Stelle ad andare da Napolitano senza fare i nomi del loro premier. Li avevano. Zagrebelsky, Settis e Rodotà. Non li hanno fatti. Sapete perché? Oltre che perché sono degli stupidi ingenui. Perché ogni volta che dicevano noi vogliamo un premier fuori dai partiti, perché un governo si può fare, ma non lo può presiedere il leader di un partito che ha perso le elezioni. Mettiamo uno che non è né dei nostri né dei loro. Napolitano li bloccava e diceva non voglio sentire. Così faceva. Perché? Perché gli diceva il governo deve essere presieduto da un politico. Le consultazioni di Napolitano non sono le consultazioni di un presidente che chiama i partiti e gli chiede che cosa volete e prende nota, cosa che deve fare un presidente della Repubblica nelle consultazioni. Erano i partiti che andavano da Napolitano a chiedergli che cosa lui voleva fare e che loro facessero. Lui aveva già perfettamente in testa che cosa doveva succedere. Dovevano naufragare tutte le alternative possibili affinché si arrivasse a quello che era programmato fin dall'inizio. Il governo dell'inciuccio che riproducesse esattamente la formula Monti. Dopodiché, naturalmente, hanno candidato Marini, che si sapeva benissimo che non sarebbe passato. Hanno candidato Prodi. Prodi avrebbe mai dato l'incarico a un governo con Berlusconi dentro, mai. Berlusconi lo sapeva. E infatti chi l'ha impallinato Prodi? Il PD. Dopodiché hanno detto, perché Grillo non ha votato Prodi? E perché non gliel'hai chiesto? Prova a proporgli Prodi Presidente della Repubblica e Rodotà Presidente del Consiglio e vediamo. Quando mai c'è stata questa proposta? È Grillo che ha chiesto al PD di votare Rodotà. Il PD non ha mai chiesto i voti a Prodi. Il PD non si è mai nemmeno riunito per decidere perché Rodotà non era un buon Presidente della Repubblica una volta naufragato Prodi. Perché era meglio Napolitano. Perché? Perché Napolitano significava governo con Berlusconi, Rodotà o Prodi significava governo senza Berlusconi, oppure governo di pochi mesi per fare legge elettorale e poi lasciar decidere agli italiani da chi vogliono essere governati. Dopodiché Napolitano, che ci aveva detto in tutte le salse, come vi ho letto prima, che mai e poi mai si sarebbe ricandidato, appena sono andati a chiedergli ma eventualmente tu mica ci staresti, subito ha firmato all'istante. 2 settimane prima aveva già nominato i saggi per scrivere il programma del nuovo governo. Ma voi avete mai visto un presidente della Repubblica che, sapendo che una settimana dopo va via, nomina dei saggi per poter lasciare sulla scrivania del suo successore il programma del nuovo governo che lui non sa nemmeno quale sarà perché lo dovrà nominare il suo successore? Voi capite che era tutto preordinato fin dall'inizio? O vogliamo ancora credere che è stato tutto un rotolare di eventi casuali? Purtroppo il Gattopardo che 20 anni fa prese il potere con Berlusconi e questo ceto dirigente del centro-sinistra per impedire il possibile cambiamento che avrebbe potuto scaturire dalla ventata di libertà
che era uscita dall'inchiesta Mani Pulite e dalla Primavera di Palermo, è lo stesso Gattopardo che sta sempre più malconcio e spelacchiato, che sta tentando di mettere un tampone a quest'altro terremoto che è successo alle ultime elezioni. Ed è un terremoto che non è rappresentato solo da Grillo, è rappresentato dal fatto che il PD ormai ha una base che è esattamente il contrario del vertice. Ha una base che si chiama Occupy PD, ha dei giovani che non ne possono più di questi giochini che ormai sono talmente scoperti, di gente che era andata a votare alle primarie pensando che veramente avrebbe potuto scegliere il leader del proprio partito. Quindi è un terremoto che non è soltanto 5 Stelle, 5 Stelle è una parte del terremoto, è un terremoto che c'era addirittura un po' nel centrodestra quando qualcuno voleva addirittura le primarie nel centrodestra. Il Gattopardo è riuscito a stoppare tutto questo con questa boiata pazzesca che è il governo Letta, il governo del nipote, di suo zio, non lo dico perché Grillo l'ha copiata da me, non viceversa, il governo del nipote di suo zio, che è lì solo perché è il nipote di suo zio, per nessun altro motivo. Persino Renzi non andava bene a Berlusconi. Pensate come sono messi questi. Si sentono minacciati persino da Renzi. Letta è una specie di pianta grassa, dove lo metti sta, no? E quindi va benissimo. È più vecchio di suo zio, anche se ha la metà degli anni, è molto più anziano di Gianni Letta, è molto più frizzante Gianni di Enrico, se voi li vedete. L'hanno messo lì, è un sughero, è un galleggiante, è soprattutto un tappo. È un tappo su un pentolone che però, ma questo dipende soltanto da noi, può detonare da un momento all'altro, a patto però che la smettiamo di farci prendere in giro e che ci rammentiamo quello che è successo in questi ultimi 20 anni. Grazie. Io non mollo, non ho paura di essere diverso dalla massa. Faccio il boia almeno quando è in corso una matassa. Odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Non mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole.
vaccino per la rabbia. C'è chi sta a casa e già si sente in gabbia. E crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero. Ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato. Perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso. Lo so che non risorgerò. Questo non è un fine. E forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò. Perché non vivo per un like, non uso i bot. Odio l'arresto, ho rifiutato più di un posto fisso. Se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia. Io sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Non vivo col terrore nella tasca. Odio la massa e basta. Sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo e me ne frego della cassa, del capitale. Voglio morire su un'astronave asceso al cielo. Non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo. Ma so che non risorgerò. Questo non è un fine. E forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò. Diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. Nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta, senza paura di essere forte. Perché l'amore impedisce la morte. Perché l'amore impedisce la morte. Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi. I tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade.
non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Mi mancano le nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. E taglie che riaumentano i consumi delle caldaie. E taglie che ritorneranno ancora i bonus vacanze. E taglie sono promesse latitanza a chi sceglie di stare dentro le proprie celle. Sono permesse le carezze, ma dipende dalle circostanze. Dipende. Forse dipende da chi decide, chi sceglie. Dipende, forse dipende da quanto costa, quanto si spende. Dipende dalla curva se scende e da quanto si vende. Dipende, dipende, dipende se nessuno si offende. C'è anche il numero verde. E dai Italia, dai gente. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E taglie, ha paura chi non è mai stato sulle faglie. È dura, il mondo è pieno di battaglie, ma non vince la cultura. E taglie, che ci rimborsano i biglietti, torneremo nelle fogne sui traghetti. Non crolleranno più ponti, ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti. E dai, pagheremo gli affitti con il bonus relitti, coi sogni interrotti. E dai, torneranno gli abbracci, butteremo via i cocci. E dai, Italia coi suoi mostri. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E dagli Italia, dagli gente. Dipende, forse dipende
da niente, da sempre. Dalla tua mente dipende. E dai Italia, dai gente, dai Italia, dai gente. Questo mondo cancella l'abilità di sognare. Tu adesso mi togli quella di sperare. Ti guardo un momento e sento la sofferenza. Dimmi se puoi scordarla, se puoi vivere senza. Fare tutto, lo giuro, smetterei di cantare. Se servisse annullarsi per saperti felice. Lo so, siamo legati dal sangue dell'ere. E continuo a camminare, nonostante tutto. Come fai a credere nell'umanità? Un trappolo alle onde che non ha verità. Perché non te ne vai, te ne vai in una città, all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università. Potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film, è la mia realtà. Quando sei sdraiato ti carezzo i capelli, ritorna l'amore e i ricordi più belli. Fissi il pavimento girando la stanza, ti guardo parlare ma non è abbastanza. Perché le parole uniscono lentamente i nostri momenti, la notte si parla sempre. I problemi della vita cerchiamo di aiutarci nonostante il dolore non riesca a placarsi. Come fai a credere nell'umanità? Un trappolo alle onde che non ha verità. Perché non te ne vai, te ne vai in una città, all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università. Potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film, è la mia realtà. È solo il mio bisogno che no, non mi dispiace, ammetto, non sono perfetta. Potevo avere tutto, entrare nella setta delle persone bene in giacca e cravatta, che contano i soldi, illuse e distratte. Ho scelto una strada, quella accidentata, che a te sembra inferno ed io chiamo vita. E se questa è la condanna io l'abbraccio, e come una droga scorre sotto il braccio. Come fai a credere nell'umanità? Che non ha verità. Perché non te ne vai, te ne vai in una città, all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università. Potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film, ed è la mia realtà. È solo il mio bisogno che no, non sbaglierà. Siamo fatti che non so descrivere, perché certe cose le devi vivere. Siamo macchine da portare al limite, attimi da scrivere. Siamo fatti di noi stessi e degli altri, coi contagi alti, vedo a scatti. Forse perché siamo fatti che si succedono, lo sai, che ora guardo pure Sky, lo sai. Lo sai che non moriremo mai. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è fatto come te. Siamo passi sopra terreni arsi di senso. Siamo dentro momento dopo momento, fatti di vento, sazi di mentos. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è
niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove viaggiare. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove abitare. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te e ridere a crepapelle sotto le stelle, a contatto con la nostra pelle. Il fatto è che non c'è niente più bello di te. Un fatto come te. Il fatto è che non c'è. Il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è. Ho fatto come te, lo sai che non moriremo mai. Lo sai, lo sai, lo sai, che non moriremo mai. Lo sai, lo sai. Siamo in prigione, sì, colorare i muri, e nella nostra mente lanciano i siluri per liberarci dai riflessi. Non so più come fare per risalire dal fondo che non riesco a toccare. Ho perso tutto nel fondale marino, ma mi rimane la musica e qualche casino ad accendere le notti cerebrali, a contare i miei stati confusionali. Vedere che tutto non va poi così male. Vorrei averti qui con me e chiederti scusa quando l'odio mi assale. Perché non voglio morire più. Perché non voglio morire. Nessuno lo sa che vorrei che fossi qui.
vorrei una vita a quattro zampe, senza indossare le mutande, e verso l'alba pancia all'aria accanto a te, vedere il sole sorgere. Vorrei una vita da felino, che può restare sempre bambino, e consolarmi coccolandomi con te, per poi tornare a piangere. Vorrei una vita barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te, la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. Vorrei una vita a quattro zampe, per affrontarla con le unghie, sentire meno freddo, avere un altro sangue, lasciare le mie impronte in ogni istante, e miagolando piano piano farti capire che ti amo, che non ti abbandono, non sono come un essere umano. Vorrei una vita barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te, la vita è più bella, con pane e Nutella puoi rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. La mente, tamburi che martellano il presente, le percussioni on the road, ferme al download, sognavo ma eravamo persi, all'ombra di un Grand Canyon, filmavo con la Canon, grandi film americani, nel cervello gli uragani, non ricordo dove sia, casa mia, la polizia che rompe, sarà una fantasia. Dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire, se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Tutto sembra intatto, senza un difetto, sento l'acqua nelle vene, nuota le sirene, silenzio una chimera, liscia come cera, infiammo una preghiera,
Ma se tutto fosse vero non sarebbe tutto nero. Dante Alighieri, i carabinieri, le guerre di potere, economiche barriere. In condizioni estreme siamo vivi e morti insieme. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio e mi sento morire se non facciamo più a volte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, sì. Quando sdraiata sul tappeto mi venivi a consolare, non sentivi la paura, era spettacolare. Le passeggiate all'alba, il fresco dell'estate, per non cancellare le ore scontate insieme. Sembrerà banale, la pioggia non sembra più reale. Di te che sei scomparsa poco prima di Natale, adesso dentro e fuori c'è il delirio universale. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio e mi sento morire se non facciamo più a volte qui. Dammi altri giorni così. Tu dammi altri giorni così. Sì. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, che mi fanno bene, sì. Luce splenderà, sarà grande come il sole d'Africa. Ogni cosa sulla terra brillerà, ogni uomo sarà come musica. Via Mandela, via Mandela, via Mandela. C'è libertà, la pace regna sugli altri regni, persino i ragni splendono là. Perché lì tutti gli esseri viventi godono di autonomia e dignità, donano la propria luce prepotenti, luce che confonde ed ama senza falsità. Via Mandela, in via Mandela, a via Mandela, c'è verità, il canto canta, con gli altri canti, e sono tanti, una comunità di uomini unici e mitici, veri ed onesti, semplicemente giusti e mai dispersi. Come tante stelle in un solo universo, e mai diversi, senza razze, senza distinzioni pazze di colori, ma emozioni da vivere come musica, come canzoni che si uniscono alle note, ai suoni dell'Africa e festeggiano la grandezza eroica di Mandela, 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 Mandela. Ventisette anni di carcere, di diritti umani negati, dentro la voglia di vincere, fuori soldati, la sofferenza di un popolo, indifferenza del mondo. Ma non combattevo da solo e non ho perso nemmeno un secondo. Ogni stagione vissuta in quella specie di gabbia alimentava la rabbia e preparava la loro caduta. La fine del razzismo bianco
che in Italia oggi è un po' verde, ma ora io sono stanco. Tranquillo, l'amore non perde, non perde mai. Na 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 na. Senza razze, senza distinzioni pazze dei colori, ma emozioni da condividere come musica, come canzoni che si uniscono alle note, ai suoni dell'Africa e festeggiano la grandezza eroica di Mandela, 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 Mandela. Via Mandela, via Mandela, via Mandela, c'è libertà, la pace regna sugli altri regni, persino i ragni splendono là. Abbiamo Mandela, abbiamo Mandela, abbiamo Mandela, c'è verità, il canto canta con gli altri canti. Sono tanti, una comunità. Freddo che c'era, ma avevo paura di segnarti tra.
stato tutto il giorno a ricordare com'è stato bello lasciarmi abbandonare. La prima volta in macchina nel parcheggio dove qualcuno ci poteva anche sentire. Sono stato tutto il giorno a ricordare la prima volta insieme mi sembrava di fiorire. E come un girasole, malgrado quelle nuvole, non ho mai perso il senso del mio agire. Ora che ho reciso il piede da quel freno, ora che ho deciso di non farne a meno, non toglietemi l'ossigeno, vi avviso, non toglietemi la musica, è tutto quello che ho, di tutto il resto la nausea, voglio sfidare la fisica, non toglietemi la musica, ma sulla mia libertà. La mia più grande preghiera, la mia spiritualità, la musica la puoi sentire nel vento, ma se ti giri un momento, lei è già andata via, e arriva un'altra musica che può durare anche un giorno, oppure tutto l'inverno, ma quando vivi la musica sai che può durare in eterno. Durare in eterno. A volte ci ho lasciato mezzo cuore, un pezzo di entusiasmo, un briciolo d'amore. Lei che mi fissava da parecchio, mi sono innamorato. E buonanotte al secchio, amor che annullo amato, amar perdona, non ci sarei cascato se fosse una persona. Le prove della vita sono tante, ma torna sempre indietro ciò che è importante. Perciò non toglietemi la musica, è tutto quello che ho, di tutto il resto la nausea, voglio sfidare la fisica, non toglietemi la musica, la sola mia libertà, la mia più grande preghiera, la mia spiritualità, la musica la puoi sentire nel vento, ma se ti giri un momento, lei è già andata via. E arriva un'altra musica che può durare anche un giorno, oppure tutto l'inverno, ma quando vivi la musica sai che può durare in eterno. Che può durare in eterno.